Rinuzzo, vai. Un effetto al volo? Di quelli facili, facili, facili? Vai. Dimmi stop, vai. Stop. Qua? Sì. Questa è la tua carta. Sì. La guarda il mondo, io la metto in mezzo, non faccio nient'altro, Gino. Ti può sembrare strano, ma un piccolo gesto magico è la tua carta. E ti faccia. No? No. Per niente, però. Un 6. Però 6 vuol dire 1, 2, 3, 4, 5. Che carta era? 3 di fiori. 3 di fiori. Voilà, Ginozzo. Eh? Che botta sto effetto. Ma mi aspettavo un qualcosa in più, sinceramente. Dato la intro. E che cosa ti aspettavi? Non lo so. Vabbè, accontentaci con qualche altra cosa almeno. Se l'effetto era solo questo. Allora fai una cosa, guarda. Qualcosa in più ci vuole. Mentre mescolo, sì. Dimmi un numero tra 1 e 4. 2. 2. Perché proprio 2? Hai scelto 2 proprio così a caso. Due. Allora, perché tra 1 e 4? Perché noi faremo una mano da poker. Ok. Il 2 sarà il numero del giocatore che vincerà la mano. Non già ci credi, sarebbe... Guarda, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Che valore fa? Questo sì, questo va. Ti piacque? Questo mi è piaciuto di più. Ti è piaciuto più. Ok. Allora ragazzi, questo non era un grande effetto tutto sommato, era soltanto una combo per far capire come un effetto possa essere di transito e preparatorio per un secondo effetto e magari richiede un piccolo setup. Detto questo, ciao, alla prossima. Spiegazione, un 6 lo mettiamo di dorso e sotto al 6 la scala reale o i quattro assi o quello che ci interessa far apparire. Possiamo pure far scegliere 6 carte, le controlliamo tutte in fondo sotto alla carta di faccia e via dicendo. Comunque scegliete voi, se fate quei quattro assi ovviamente dovete girare un 5 e non un 6. Facciamo scegliere una carta 9 di pic, lasciamo la faccia in alto così si capisce meglio. Tagliamo. A questo punto le 6 carte, sia la scala reale e la carta faccia in alto, vanno sopra il 9 di pic. Magicamente stendiamo il nastro dicendo che la vogliamo far trovare faccia in alto. Lo spettatore ci dirà che non è il 6, quindi lo toglieremo, faremo un po' il viso così meravigliato, poi diremo ma no, ma il 6 ci indica che se contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 la carta scelta dello spettatore. Chiudiamo e chiudiamo. Per lo spettatore il numero è finito, magari per il mago ci starà ridendo sopra, però in realtà noi abbiamo adesso un fortissimo setup sulla cima del mazzo che possiamo gestirci come ci pare. Io in questo caso ci ho messo una mano di poker perché era diretta come lezione a un amico che è fissato per il faro, ho detto mo ci inseriamo questo. E che cosa ho fatto? Basta fare due fari in per portare l'intera scala reale all'interno di una mano di poker a quattro persone come quarta ultima mano. Che vuol dire? Che dopo due fari in noi abbiamo tre carte qualsiasi e una carta da poker, tre carte qualsiasi tre carte qualsiasi, queste carte sono vecchie quindi perdonatemi. È una sì, tre carte qualsiasi, una carta da poker, tre carte qualsiasi, pure qua ci volevano, vi chiedo scusa, una carta da poker e tre carte qualsiasi, una carta da poker. Non fate come me in questa spiegazione che uso delle carte che sono vecchie quindi attaccate.
Se usate quelle nuove avrete quello, l'effetto che vi necessita, ossia ogni tre carte abbiamo una carta da scala reale, ogni tre carte. Quindi a questo punto il gioco è fatto, perché? Perché basterà chiedere un numero da 1 a 4. Se ci dice 4 siamo pronti. Se abbiamo a noi 1, 2, 3 e 4 e la scala reale andrà al quarto giocatore. Se ci dice 3 basterà togliere una carta e la carta andrà al terzo spettatore, la scala reale. Se ci dice 2 allora basterà togliere due carte. Ne abbiamo tre per ogni che precedono ogni carta da poker, quindi ci dice 2 come nel gioco stesso e chiudiamo. Togliamo due carte e siamo pronti a dare la distribuzione della scala reale al secondo giocatore. Ovviamente che succede? Se vi diranno 1 negate, perché di fare la mano, perché dite guarda, uno vuol dire che me la dovrei dare da solo, sarebbe troppo facile. Per cui cosa potete fare al limite? Se vi dicono uno, scaricate tre carte e datele il massimo allo spettatore. Dice guarda, dai tu le carte cominciando da te. E il gioco riesce, tanto è automatico, una volta fatti due fari out il gioco diventa automatico. Questo è quanto ragazzi, e trovateci i vostri spunti come sempre. Ciao!